abbiamo denunciato con vigore questa, che qualcuno considera un tradimento degli ex dirigenti CGIL che hanno votato in Parlamento sostanzialmente contro la loro organizzazione, perché sono ancora iscritti alla CGIL, ma soprattutto contro i diritti dei lavoratori e lavoratrici per la cancellazione nella sostanza dello Statuto dei diritti dei lavoratori della legge 300 del 1970. È una cosa gravissima ed è assurdo e vergognoso che il gruppo dirigente, in primo luogo Susanna Camusso, non abbia trovato la forza di rompere politicamente con questi dirigenti del Partito Democratico, ex dirigenti CGIL. C'è un lungo elenco e questo è uno degli elementi che porta sfiducia, rassegnazione, perdita di credibilità della CGIL e del sindacato quando si vedono sindacalisti che cambiano casacca e cambiano orientamento. È una cosa vergognosa. E quindi il sindacato è un'altra cosa, la scuola è un'altra cosa, i diritti sono un'altra cosa e una cosa seria. Il sindacato è un'altra cosa, noi è davvero un'altra cosa anche in questo. Noi al congresso avevamo proposto dei meccanismi per impedire questo passaggio di casacca che adesso per il Parlamento, ma abbiamo anche tanti sindacalisti, e uno è Moretti, ex Ferrovie, attuale presidente di Finmeccanica, che viene anche lui dalla CGIL, quindi non c'è solo, diciamo, chi cambia casacca per andare nelle buvette, ma c'è anche chi cambia casacca per andare dall'altra parte del tavolo, dei tavoli che ha seguito. Questo è anche questa una cosa vergognosa. Quindi noi abbiamo persino invitato i lavoratori a contestarli. Abbiamo apprezzato che non si sono fatti vedere coloro che hanno votato il Jobs Act, perché sarebbe stato davvero grave.